Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Mr. Giacopiano e in questa serie di Devil May Cry. Allora, devo saltare là, ma prima di tutto c'è questo che ha un colorino verde molto interessante. Nuovo oggetto, globo verde, ripristina immediatamente parte della salute di Dante. E che cacchio, ma me lo potevate di prima, no? Ok, ora qui è pieno di attacchi. Dove devo andare? Va, proviamo, cominciamo di qua. Andiamo qua su. Vediamo un po', di qua non c'è niente, quindi procediamo. Ancora il motoseghista schifoso qui. Mamma mia. Non gli ho lasciato veramente un attimo di respiro. A proposito di respiro, sentite questi gemiti, così. Ragni schifosi! Mega ragnacci schifosi. A parte che poi questi ragni qui sono talmente strani che non ti veramente scassano la minchia, ma. Ok, proviamo a agganciare questo. Aspetta, che lì c'era quello. Aspetta, come si può tornare indietro? Mi dovrei rigettare per terra, vabbè. Di sotto, non ne ho voglia. Un'altra rosa blu. Ma ci vai a fare te e la rosa blu. Ecco, qui c'è la scorciatoia, non l'avevo vista prima. Dunque, ah, ok, ora ho capito. Dovevo solo saltare là vicino alla rosa, non l'avevo vista. Ti ricordi di me? Ti ricordi di me? Ancora un'anticipazione della mappa che dobbiamo superare, cioè della parte, sì, platform. Voilà. Ok, nuova abilità sbloccata, spinta angelica. Dante si spinge in avanti mentre è in aria. Ah, bello. Bello. Bellissimo. No! Ma che cacchio! Voilà! Sono troppo figo! Vado a lavori! Eccolo qua! Voilà! Beh! E mo? Ah, ok, c'era da. Allora, tieni premuto L per allungare la spinta. Non ho capito come. Cioè, perché se io faccio. Beh, certo, cioè, tenendolo premuto, sì. Cioè. Ah, ok, perfetto. Mamma mia, a buco, veramente a buco. No, cacchio, non l'avevo capito. Scusa, ma spiegati. Allora, devo saltare, spingermi in avanti e utilizzare ancora il Sto coso. iniziando a capire. Esatto. Vedo che mi legge quasi nella mente. Solo che per me diventa poi. Piano piano un po' troppo complicato. Oh cacchio, qui devo spingermi. Mi sono sbagliato tasto. È così. Oddio. È esagerato però per me, eh? Ve lo dico subito, è esagerato. Pieno di mosse.
Ok, andiamo con la nostra fidata Ashra. Tre colpi addirittura stavolta. Oh no, ancora questi pathos. Ratti volanti. Oh no, che cacchio, sono caduto. Porca miseraccia. Ok. Vai, intanto occupiamoci di questo qui che c'ha la difesa più interessante e poi andiamo con la falce. Ok, Rebellion, il motosighista, via 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 dal motosighista, via dal motosighista lassù. Prendiamo questa. No no, maledetto, come ha fatto? Cavolo, riesce a prendermi, non gli fa niente le mie botte così. Ah, ma io c'ho un'arma così. Ah, fantastico. Allora, vediamo un po' che cosa ne pensate di questo colpo. Che cosa ne pensate? Mamma mia, riesce a girarsi così? No, ma non è possibile, in due sono veramente bastardi. Oddio. Mamma mia, come mi sta dietro quello lì. No, no. Quando... Allora, aspettate, prima di tutti mi prendo una stella piccola. Per recuperare un po' di energia. Ah no, c'era il coso verde qui da qualche parte. Porca miseria, me l'ho dimenticato. C'era. Perché io... Perché mi ha fatto questa cosa? Ok, ora mi lancio qui. E vediamo che fanno loro. Così, per curiosità. Va bene, allora... Che fanno? Fanno che mi uccidono come niente. Quando sono gialli fosforescenti. Comunque ce l'abbiamo fatta. Mi dirigo lì. Sì, giusto, devo ritornare qua. Probabilmente. Oh, tutto questo per arrivare a questo. Ok, abbiamo acquisito un altro potere, possiamo spingerci in aria. La Silver Sax Tower, la più potente banca di investimenti. E chi la gestisce? Il capo, Kyle Ryder. Un portatore umano. La manifestazione fisica di Mundus, il re dei demoni. Attraverso il debito controlla tutto. Per Mundus il mondo è un allevamento industriale di anime umane. E a lui piace mantenere i suoi animali monitorati e docili. Il monitoraggio è affidato alla Raptor News Corporation. Una rete globale di telecamere a circuito chiuso, satelliti e spie. Il modo in cui ci mantiene docili è un po' più subdolo. Cioè? Ce l'hai in mano
La bevanda più popolare del pianeta, la Virility. I demoni l'hanno corretta. Tranquillo, non ha effetto su di noi, solo sugli umani. Lobotomia in lattina. Qual è il piano? È la porta infernale, un passaggio dal quale Mondus trae il suo potere. Quando è collegato con la porta infernale è immortale. Ma se lo allontaniamo, le spade faranno il resto. E come facciamo? Lo attiriamo. Mondus è meschino e impulsivo. Se lo colpiamo dove conta e lo facciamo infuriare, allora possiamo farlo uscire. Ok, quindi per ucciderlo dobbiamo allontanarlo dalla porta infernale. Per questo lo facciamo incazzare. In poche parole sì. E lo facciamo incazzare facendo fuori la Raptor News Network e la Virility. Esatto. Bene, da dove vuoi iniziare? Bene ragazzi, la missione è finita e quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!